E bella a tutti ragazzi, sono Gilbert e sono qui oggi, raffreddatissimo, però sono qui oggi, sempre raga, non mollo mai a portarvi l'episodio sugli investimenti da fare per gli incontri principali. Allora raga, partiamo subito con gli incontri, quelli che sono realmente gli incontri principali, anche perché questa settimana qua ci sono anche le partite di Champions e ci sono partite che potrebbero uscire. Partiamo però subito alle partite dei campionati, perché ci sono quattro partite veramente, no, tre partite veramente interessanti, che sono Torino e Juve, Dortmund Mönchengladbach e Atletico Madrid Athletic Bilbao. Quello che posso consigliarvi io è ovviamente cercate di investire sui giocatori, come spiego sempre, giocatori della nazionalità del campionato. Ad esempio Torino e Juve, visto che fa parte del campionato italiano, quello che posso dirvi io è investite su giocatori di overall alto e giocatori soprattutto italiani, perché solitamente o escono con l'overall, cioè tipo ad esempio minima valutazione 82 o 80, che ne so, oppure tipo almeno 3 o 4 italiani, robe del genere. Stessa cosa vale per il Dortmund e Gladbach, ovviamente dovete investire sui giocatori tedeschi e con overall alto. Invece Atletico Madrid, Athletic Bilbao, ovviamente giocatori spagnoli e con overall alto. Torino-Juve, che è il derby di Torino, Dortmund-Gladbach è uno, penso sia la partita più attesa di questo fine settimana in Germania, e Atletico Madrid-Atletico Bilbao è la partita più carina che c'è questa settimana in Liga, quindi nulla di particolarmente eccitante come partite, però sono ottime partite che potrebbero effettivamente uscire. Poi abbiamo una partita molto carina in Francia ed è Lille-Lione, che se non erro si lottano, sono entrambe nelle prime 5 posizioni. Adesso non vorrei dire una cagata, però mi sembra. Comunque raga, ora passiamo ai match di Coppa over Champions League che potrebbero uscire. Sono Chelsea-Barça, Real PSG, Porto-Liverpool e Juve-Tottenham. Io quello che posso consigliarvi è investire soprattutto sui giocatori della Juve, perché secondo me una tra Juve Torino o Juve Tottenham potrebbe uscire, quindi i giocatori della Juve potrebbero alzarsi. Non tantissimo, perché non si alzeranno tantissimo, però un po' si alzeranno. Ora passiamo però ai match più interessanti, che sono quelli marci. Tra l'altro l'altra volta abbiamo azzeccato uno che faceva, era assurdo quello giapponese. Comunque raga, l'altra volta 4 su 4, infatti raga arriviamo a 70 like. Se volete altri episodi sullo sniping, sugli investimenti, su tutto, raga, tutto. Allora raga, il primo match marcio è Vittoria Guimarães contro Sparta Braga. Infatti siamo nella Liga NOS e sono questa squadra qua, che non dovrebbe avere i prezzi alti, infatti non li ha. Qua soprattutto i giocatori portoghesi. E poi Sparta Praga. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Sparta Praga, che dovrebbe essere questa qua. Che nemmeno questa dovrebbe avere i prezzi alti, quindi potete investirci tranquillamente. Il secondo match, che è un match molto carino, che potrebbe effettivamente uscire, è Norwich, che dovrebbe essere qua. Sì, Norwich City contro Ipswich Town, che è un derby, raga. Darvi non so di che città, però è un derby, fidatevi. Potete provare a investire sui giocatori argento, magari inglesi soprattutto, perché potrebbe uscire con valutazione. No, valutazione è molto difficile, però con la nazionalità molto probabilmente. Il terzo big match è Young Boys Thun e ci spostiamo in Svizzera, che tra l'altro non so nemmeno come si chiama il campionato, perché è inutile. Ok, si chiama Raiffeisen Super League. E abbiamo Young Boys contro, ok, questi contro il Thun, che deve essere un big match del campionato. Oddio, questo qua quanto vuole fare il bell'uomo. Comunque è un big match del campionato svizzero, quindi potrebbe uscire. Sulle mani Shaq. E poi raga, l'ultimo match marcissimo è Wisla Cracovia contro Harka Hoidinia, ed è nel campionato polacco. Allora, eccolo qua, e sono questa, che
che dovrebbe avere i prezzi normalissimi, vedete, sì, sono i prezzi normali, contro l'Arca Coitilla, che spero si trovi qua. Sì, ok, è questo, che ha i prezzi normalissimi, quindi potete soprattutto sui giocatori polacchi. Comunque, raga, scusate per il mio raffreddore, però vi lascio qua perché è tardissimo, è l'una di notte, io devo farvelo uscire entro domani. Quindi nulla, ragazzi, lasciate un bel like, un commentino e ci vediamo al prossimo video.